E dunque, ci siamo, perfetto. Oppla là! Ma non vale, immagino, no? No, che non me le conta qua, no, il caricamento. Olele, olele. Con quale telecamera in quadratura me lo stai dicendo? Allora. Dove eravamo rimasti? Sono ancora a livello 40, io sono ancora a livello 27. Ah, abbiamo da sincronizzare un sacco di roba. Ah, che meglio, va. Oppla là. Dai, che non abbiamo tempo da perdere. Mostraci cosa significa fretta. Citazione. No, ma perché lo dovrei ridere? Sentito Toria, comunque. Fatevi da parte. Sì, come sempre, dato che domani non ci sarà streaming, io volevo fare il più velocemente possibile, quindi tutto a cavallo. Che ridere, Danu, che ridere. Non hai ancora messo i celestini, Danu, mi raccomando, l'ha ordinato il medico, bisogna sempre mettere i celestini. Ecco, tu, sempre, sempre. Io lo bannerei, cioè bloccalo, insomma. Bloccalo, bloccalo. Dica. Ehi, amico. È Pocahontas. Pane per la tua amata? No, grazie. Perché continui a imprecare sottovoce? Le bestemmie. Che me l'ha venduta mi ha detto di ripeterla 200 volte al giorno. Puoi bloccare le persone su Twitch, sì. Non posso farlo mentre dormo, ma Non mentre vedi più i lavoro suoi sul messaggi. computer. Anche se è difficile preparare il pane senza il mio assaggiatore. Perché? Che gli è successo? Per gli dèi, lo hanno arrestato perché non ha pagato la tassa sulle spezie. E ora gli è Bannami finito la tutto. cannella. Eh sì. Forse non è uno stregone che ti serve. Il governo opprime a tal punto una povera panettiera. No, il connuto! No, 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 no. Colpire Tolomeo. No, no. Dopotutto. Quando ci sono i connuti Il bisogna suo pane scappare sembra per ora. buonissimo. E dove sarebbe? Quella roba lì? No, direi che non è di qua. Però è figa sta colonna, eh? Ma sincronizza? No. Se mi butto mi schianto, suppongo. Vabbè. No, 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 ma che male che si è fatto. Si spappola, vabbè. Dai, che ce la fai. Un sacco di cose da fare, poco tempo come al solito nella vita. Dai, però, dai. Forse coraggio. E dunque, vediamo cosa ha sbloccato di bello. Buttati così. Corre che la gente si spaventa. Dai che ci siamo quasi.
Ok. Va bene, facciamo una missione. Dai, siamo a livello 27, quindi devo riuscire a fare la più bassa che uno dove presidenziali acque insanguinate. Ah. Ce n'è questa, quindi. Come assi dopo messa di baia, che va bene. Nuovo in città, purtroppo l'abbiamo skippata. E direi allora. Abbiamo anche il filosofo inaspettato che è sempre secondaria. Un ordine un po' strano. Comunque, la più vicina abbiamo detto che è questa. Vai. Gentilissimi. Ah, sono arrivato. Si può scendere? Il dio coccodrillo in persona farebbe meno rumore. Vabbè, non è che vogliamo essere stealth. Del solito. Non lo so dove sono. È immenso sto gioco, bisogna finirlo il prima possibile. Eccoci. Allora. Ah, salve! Vabbè, ma sei scarso, comunque. Ok. Qualcun altro? Devo proprio lottare in acqua dove faccio un po' più schifo. No? Un trigger l'azione. Ah, sì, lo fa. Ok. Ah, sono lì. Piace. Ma devo scendere io? No, però. Bang. Bang. Beh, no, ho finito le munizioni. Aspetta. No, non di qua. Ah, che palle. Aspetta, No! Bel affettato di coccodrillo. Tutti qua. Dai. Dicevo. Scappato? Vabbè. E dunque. Bang. 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 Sono proprio furbi sti coccodrilli. Perché? Perché da quanto è che lo sto portando? Da quanto? Evviva. I coccodrilli sono un portento. Ma il coccodrillo come fa? Non si sa. Portento, contento. No, no. Mi sta rovinando. Fa tutto da solo, tra l'altro. Ma perché sono risceso? Perché ho detto, metti che mi danno indietro delle frecce, ma vabbè, non importa. Non credo di aver sbloccato la curiosità su Telenorma, comunque. Non l'ho riscattata, ecco i punti. Stupido idiota, non mi hai sentito? Ah, non fa niente. Dovevo forse scendere in acqua. Tipo qua? No, direi di no. No, posto è. Merda. Un altro passo. Non farmi innervosire, bastardo. No. Direi di no, visto che faccio già un altro lavoro. Allora, dove eravamo? Mi sono già perso.
come fa a reggerlo? Dai, impossibile. È un telo questo, non è vero. Sì, va bene, come no. Ci crediamo, ma pure il telo, ma dai, ma non è vero, ma è assurda sta cosa. Ma veramente? Come fai se è una domanda seria? Dai, lo sai. No, mi sa che qua di nuovo è bassa l'acqua. Tu piuttosto non mi hai mai detto cosa vuoi fare da Cosa grande. pensi di fare? Sì, e tu cosa vuoi fare? Sono perso. Sarebbe stata una linea retta se non mi fossi avventurato chissà dove, però. Ah, ci siamo! Prova a fare tutto, vediamo cosa succede. Torna dopo al calar della sera. Oh, ma quante pretese, tanto faccio quello che voglio, controllo il tempo che mi va. Eccomi al calar della sera, dica. Stasera ti dirò tutto, promesso. Ma quanta sera vuoi? Siamo alla sera, no? Non si ferma più. Ok. Hai visto? In piscina, corpi fatti a pezzi, Perché di riusano per giorno non andare poteva verso dirmelo dove... questo. È tremendo! Ma perché? Chi può spiegare atrocità simili? Appena arrivato, ho visto due persone caricare cadaveri sulle barche e andarsene! Fermerò questo orrore. Certo che lo farai, e puoi contare sul mio aiuto. Ti dirò esattamente dove sono i responsabili. Non ho sentito sta Uno è andato voce. verso il palazzo, l'altro era diretto al tempio per le mummificazioni. Come promesso, ecco metà della mia paga. Siamo ricchi. Ci Così. rivediamo alla mia barca. Ah, siamo già vicini. Cose ci sono qua. Ma ci sono due punti, non me l'aspettavo. Ma lo dici solo perché l'ho detto io e non lo riesco a fare, ma non è perché l'ho detto, mi sa. Developpa giù così. Developpa. Scendi. E discendi. Che io ho detto cosa voglio fare e non riesco a fare quello che voglio fare, no? E quindi sembra che porti sfiga a Dio, ma non è per quello, mi sa che non lo faccio. No, lo so. Madonna. Non ho detto che vuoi fare. Ma perché? Non l'ho mai detto. Completamente a caso, vabbè. Oppure non sai ancora cosa fare. Ci sono altri coccodrilli. Esatto. Però non è per quello che non riesco a farlo, non perché l'ho detto, per un altro motivo. Eccolo lì. Aspettami! Sali su! Eccoci. Ah, ma anche io non lo sapevo! A posto. Lo so che non c'entro nulla, però era per fare un esempio. Che poteva dare l'impressione che fosse per quel motivo. So che non c'entro nulla, anzi.
Poi da nulla fa il crononauta. Ma così. Proprio tu che odi gli anime, tra l'altro. Ma non è che li odio. No? Pensavo di attaccarsi così. Esatto. Eccolo che ritorna. Quello amante degli anime, invece. È solo che avendo vicino Neko non li sopporti più. Perché ti parla di troppi anime, può essere. Via! Di qua! Taran. Taran, adesso ho capito, devo fargli lo scherzetto. Fermati! Fermati! T'ho detto ferma! Ma Bayek, ma. Hai dei problemi motori, per non dire quella parola con l'H. Eccoci. Voilà. Ma senza confermare l'uccisione, tra l'altro. Ora i figli di Sobek staranno tranquilli. Dica, dica, loro ti piacciono. Ah, dipende. Beh, anche a me dipende quali anime. Anche perché non riuscirò mai a vedere tutti quelli che sono un minimo interessanti, perché ci sono troppe cose, troppe cose. Oggi Dan non è pazzo, come vedete, evento incredibile. Sì. IB database. Panettiere addirittura. I grandi panettieri dell'antico Egitto. Allora. Va bene. E nient'altro? Non ti piace nient'altro? Vabbè, ecco, diciamo in quel senso cosa vuol dire. Popolo di Menfi! Guardate quest'uomo abietto e ricordate! Chi non paga le tasse pagherà fustigato. Salve! Ma io non volevo fare nulla. Ah beh, sono entrato nel covo del nemico. Ma che cazzo vuoi? Ma che cazzo vuoi? No, no, sta lì, fermo. Ma non è possibile. Io capisco che c'è la difficoltà, però se uno ti spara nel cuore le frecce non vai dal fuoco, scusami, abbi pazienza. Che impazzito questo. Olè. Speedy Gonzales a caso. Dove sarò andato? Ma cosa fa? Cerca di guardarmi le spalle. Cosa fa? È un bug, è palesemente un bug. Troveremo quell'idiota. Giro giro tondo, casca al mondo, casca alla terra, tutti giù per terra. Dai, sono stufato. E girava tutto in tondo. No, il braciere di sto ca... Ma porca di quella...
Fatti i cazzi tuoi, fatti i cazzi tua. Potete fare quello che volete, ma non accendere il baciere. No! Cosa fa? Ma tanto muovi adesso, vedi? Te l'ho detto. Ole. Ecco il boss. Salve. Ma sì? Ma sei scarso. Vai. Incredibile. Sono sempre dei fenomeni comunque. Opla! Ma sei proprio scemo. Vabbè. Io non lo so come l'hanno programmato. Comunque. Ok, allora uno di qua. No, non devi andare qua così. Ok. Ah, ma c'erano le bestie, saperlo. Non a me, non a me. Bravo, vai da lui. Ma non a me, ho detto, porca miseria. Non a me. Attaccatevi, attaccatevi. Eccoci, perfetto. Ma come scappa via subito? Aia. Eccoti qua. Eccoti qua. Ma basta, quanti sono? Mi piacciono tante cose. Sapete cosa mi piace? Tutto ciò che non piace a voi praticamente. Hey! Addio per sempre. Ah sì? Infatti addio perché muore, perfetto. E dunque. In tutto ciò io devo solo arrampicarmi. Tutto ciò che non piace a voi praticamente. Silent Hill, Resident Evil, Assassin's Creed, tutto ciò che non mi piace. Allora, dove l'hanno messo? È uno di quegli angoli che adesso non trovo più. Lo sapete cosa mi piace, che devo ripeterlo. No, però non fa parte di quest'area. Dovrebbe essere per di là. Solo che non mi ripete quello che ha trovato. O era per di qua. Ho girato la telecamera nel frattempo, quindi non lo so. Sì, sì, lo vedevo. Sì, ma se tu guardi... Ah, no, sono tutte full. Ah. Minchia luce. Ah, forse l'ho tolto. Ma no, lì quello è fuori di nuovo. Che strano. Perché mi sa che quello è fuori dall'area. Sì, lo sappiamo.
Lo so che ti annoi, Neko, mi spiace, però lo sappiamo già. E no, quello sta fuori per forza. Questo è scemo, questo è di nuovo scemo. Quello che mi piace lo sappiamo già, dico. Però giustamente lo devi dire perché è da te noioso, non so perché. Io mi sto divertendo un fracco. Sì, invece, che parliamo sempre. Ogni volta io a te, e i magicanti, i magotti, ne parliamo tutti i giorni costantemente. Niente, non trovo più l'altro segreto, ma non è vero. È lì? Ah! Quali altri devi sapere? Tanto abbiamo avuto la stessa infanzia. Eh sì. Che ricordiamo che i Magotti avevano poi detto Salvini, no? Se vi ricordate. Ah, eccoci qua. Ok, finalmente posso andare all'obiettivo. E a proposito di cose italiane predette, figurati che esisteva anche prima di Facebook un Facebook, solo che tipo per un eroe l'hanno cancellato e... Ma come si fa a cancellare un sito per eroe? Me lo devo ancora spiegare. Infanzia di tutti, belli e brutti. Metà caffè. Ave, puro di cuore. Ave, ha detto. Il tuo animo sia lieto, Magi. Non c'è lietezza se Menfi rimane avvolta dal puzzo delle tombe. Ma come il puzzo? Sono qui per il reclamo di Pascherempta sulla scrivania. Com'è che si chiama Pascherempta? Bene, cerchiamo una persona capace che indaghi al riguardo. Vai, ex super detective senza occhiali. I demoni dovrebbero temere un sacerdote. Perché non vai tu di persona? Io porto il messaggio degli dei. Io partecipo con la preghiera. Ah, come il Papa, bravo, bravo. E a me toccano i demoni. Prega che la tua fede mi aiuti. Ta sarà al tuo... No, no, no. È un sito italiano, ma spesso non è italiano. Allora. Vediamo un po' da dove nasce sto puzzo e via. Non le persone che puzzano? Arrivo, arrivo. Salve. È incredibile. L'avevo anche linkato il video, era quel magotto arancione che diceva chi è di qua stia di qua, chi è di là stia di là. Ok. Però dove sarebbe la zona di indagine? Questa è ancora l'esplorazione. Non so dove sto andando. Ah!
Non di qua, di qua. Diamo il 57, ecco qua. Tutto qui. Porta a memorino e l'ala, i gemelli al centro per Lucifero che vola, mettila nel sette, fa una capriola, occhio alle finestre. Quindi di cambiare gli audio non se ne parla, sempre Celestino. Ma cosa c'entra? Non è che... cioè, se è già stato messo, è stato messo a prescindere, anche se non sei stato tu, eh. Vedo una mazza. Perché lo senti lo stesso anche se lo mette un altro, eh? Ah, direi che ci stiamo avvicinando. Covid? No. È il tuo guilty pleasure, praticamente. Guilty pleasure. Ma siamo di nuovo fuori. Ma porca miseria. Come ha fatto a fare il giro? E mi sa che devo scendere. No, non posso neanche scendere. Speriamo. Ah, eccoci. Non riesco a respirare. Ormai devo essere molto vicino all'origine. Defunti, perdonate se disturbo il vostro sonno. Permettetemi almeno il passaggio. Sarebbe stato figo fossero stati i cadaveri appesi. Ma sorpresa, quindi. Le mummie sono a posto. La puzza non arriva da qui. E parte quando meno te l'aspetti. Un'offerta per ripulire l'aria. Qualcuno è stato qui di recente. E non aveva alcuna paura dei demoni. In nome degli dei, che sarebbe quella roba? E ketchup. Fino alla sorgente. Chiaramente ketchup. Voilà, fatto. Le mummie sono marcite. Ecco. Questa è un'offesa ai morti. Ecco, la carne è putrida, ma le bende sono ancora intatte. Il mistero si infittisce. Se le bende sono a posto, il problema è nell'imbalsamatura. La paura dei demoni ha impedito che il crimine fosse scoperto. Devo andare al tempio della mummificazione. Ok. Aspetta che rido, aspetta. Vado dove vado, dove vado? Infatti ho detto che ho scritto come messaggio che dovrebbe, perché so che non parte sempre alla pubblicità. Ah, si può uscire. L'ho messo, gentilissimi. Oh, aria fresca. Questa sì che è una benedizione. Cosa vuol dire canale punti canale? No, è un comando. Se ci tenete tanto, lo faccio il comando.
In teoria. Questa soundtrack non la conoscevo ancora. La sorveglianza dei templi in passato era un compito affidato solo ai Magi. E invece ora, adesso nessuno se ne occupa. È sempre cheat, dai, non è difficile. Ehi là, vediamo un po' come stanno imbalsamando. Che Osiride protegga il cammino dei tuoi cari. Non ho bisogno dei tuoi servizi. Sono qui per esaminare il tempio. Non sei un sacerdote. A nome di chi osi profanare la nostra casa? In nome del gran sacerdote. Se non vi fidate, chiedetelo a lui. Ah, ma certo. Povero Pasherempta. La maledizione ci affligge tutti. Già due imbalsamatori se ne sono andati da quando è iniziata. Ormai posso solamente contare sui praticanti. Sono così rozzi. Spero di potermene liberare presto. Mi piacerebbe parlarci. Ok. Per vedere quello che stai facendo, devo per forza stare qui. Addirittura. Sono nelle mani di Anubi, il dio dal volto di leone mi offre il riposo. Ammirate il signore delle inondazioni. Vengo in pace, vorrei... Perché la spalla è... La spalla è... legata al collo. Ma per cosa avete dicendo? Solo un... Il tuo volto è quello di un segugio. Le hai detto faccia da cane. Annusano il nascondiglio a cui i miei passi mi conducono. Quante ho? Così non è giusto. Io e i sacerdoti non andiamo molto d'accordo. Ah! Sono nelle mani di Anubi. Il dio dal volto di leone mi offre il riposo. Il dio è il mio salvatore. Non è vero. Usi il sale per il tuo lavoro? Non sale, natron. Natron. Il corpo da asciugare. E mi tormenta le mani. Sono pieno di bruciature. Ma ultimamente va un po' meglio. Vuoi dire che il natron è cambiato? La consistenza è diversa. Polverosa. Immagino arrivi da un nuovo fornitore. Se vuoi parlare di natron, l'esperto è quello là fuori. Se usano il natron per seccare i corpi, forse c'è qualcosa che non va nel natron. Devo sempre vicino alla soluzione. Ma che detective, fa tutto, in tutto fare proprio. Pazzesco. Corpi li trattate col natron? È un falso pelato, guarda. Un ispettore del tempio. Bene, finalmente sei arrivato. Menfi puzza di marcio da innumerevoli mesi ormai. Credo che abbia a che fare col natron. Da dove arriva? Non lontano da qui. Se ne occupano dei tizi vicino al canale. Attento ai coccodrilli. O alle lucertole. Hai detto lucertola? Ti dice qualcosa? Eccolo. Ne ho sentito parlare nelle taverne. Solo voci. Visto che non hai informazioni da darmi, me ne vado. Fermo! Posso dirti questo. Il nostro natron non è puro. Contiene sabbia. Vai al magazzino, poco più a nord del grande tempio. Gli dei ti aiutino. Il natron è impuro, per questo le mummie marciscono. Vediamo cosa c'è nel magazzino di cui mi ha parlato. Come va la vita? Siete pronti per Natale?
Può scendere per caso? No. Non vuoi nessun regalo? Ma di nuovo, ma li ho appena sconfitti! E sono anche un po' più scarsi. Ah, me li ha stecchiti l'uccellino? Vabbè. Non serve a niente fare l'albero. Nel senso che i regali li puoi accumulare in un punto senza dover costruire quest'albero che poi devi disfare alla Befana. Perché dovresti farlo? Non ha alcun senso, logico. Sprechi solo tempo che potresti impiegare a fare qualcos'altro di più divertente, no? Suppongo. Ma perché? Perché facciamo l'albero? Non ha senso. Esatto, non capisco il motivo di fare l'albero, tutto qua. Lo sai, troppo grande per questi giochetti. Meglio stare bene attenti qua. Magazzino è questo. Eh sì, devo eh. Stare attento. Perché non è possibile, quando potevo lo facevo sempre. Vuole incolpare l'innocente. Ma così a caso lo attacca. Misero sale. Deve esserci altro dietro al tuo crimine. Bella atmosfera. Non con tutto questo. Yeah, yeah, yeah. Un prete con una fascia blu me l'ha ordinato. Ogni volta si va sempre tutti in fila. E ha minacciato di fare la stessa cosa. Voldemort. Mia figlia. Ho portato il male in città soltanto perché volevo salvarla, lo giuro. Pietà. Ma come fa a respirare? Aiutami, e questo finirà. Ecco. Tieni, prendi. Manderò l'autore dalla divoratrice. Il sigillo di Anubi. Un sacerdote ha sabotato il natro. La lettera parla. Ah, sì, è lì dovrebbe essere, no? Ok. Un momento, forse ho sbagliato. La telecamera ha avuto un infarto, vabbè. Che cazzo vuol dire sto? Ah, ok, prosegue di qua, ok. Però mi sa che sto sbagliando strada. E non sta andando come pensavo la caverna, oppure sì. Forse ci siamo, eh. Aspettalo! Vabbè. Vabbè, non ho poi l'immedia atmosfera, cioè sento il Natale solo vedendo i pacchi a regalo, quindi va bene. Salve. Spacchiamo tutto. L'uno lo uccide e l'altro mi attacca. Mi sento come un... Resta dove sei. Non fuggirai. Smetti di correre, bastardo. Ti prendo. Ma siete tutti scarsissimi, è pazzesco.
corpi voilà. Di Nenfi possono riposare in pace. Evviva! Il bene ha trionfato ancora una volta! Evviva! Perché sento dell'audio? Tipo una radio nell'antico Egitto. Piacere, dopodiché quest'area è inutile. Oh, non si sa. Ok, vediamo la prossima missione, su. Non perdiamoci in chiacchiere. E sono già... Oh, grazie mille a tutti per essere qua, eh. Siamo addirittura aumentati, non credevo. Allora, facciamo missioni, va? Qua abbiamo un po' di roba da scorrere. Quindi, abbiamo detto a livello 21 c'è qualcosa a livello 20. Filosofo inaspettato. Ok, minchia, 5000 metri però... Facciamo prima le cose qua, va? Sì. Incredibile. Però c'è un punto che sappiamo già. Adesso c'è una missione da corriere. Ok. No, non vale questo. Non possiamo fallire la missione. Ah no? Ah, t'ho preso. Troppo forte, troppo forte. Cosa vuoi fare? Cosa vuoi fare? Cosa vuoi fare? Non mi ferma nessuno. Hoppete, hoppete, hoppete. Ma siete scarsissimi a cavallo. Aspetta che arrivo anch'io a cavallo. Vedrai chi ride adesso. Hopla! E hopla là! Guarda con quale leggiadria. Ancora ne volete? Ah sì? Le guardie continuano ad attaccarmi, vero? Minchia, vi sparo tutti, vi sparo! Ole. Aspettami che arrivo. Ole. Ah, un po' di tranquillità. Non so come ringraziarti se non a parole. La mia ricompensa arriverà. Il veggente ti manda questo amuleto. Ha predetto che ti serve protezione. Cosa dovrei farmene di questa roba? Prendila e si lamenta pure. E avrò fatto il mio dovere. Bene, magari mia madre sarà felice di vedermelo addosso. Ha. No, ma non dovete. Ma porca puttana, no, fermo. Vieni qua col cavallo. Ci penso io. Ma qua devono per forza passare tutte le guardie. Scusa, non volevo. Vabbè, affettato di cavallo. Per fuggire.
Ancora! Bravo! Ho fatto esattamente la mossa più sbagliata. Ma che cavolo? Voilà. Ok. Lo seguiamo, va? Coi Magi laggiù. Comunque vada, mi attaccheranno a vista tanto. Salve! Tutto quello destinato al palazzo. Gli essere ancora più scarsi. Ancora! Conosci la gente? Ma che cazzo vuoi? Ha mandato aiuto! Loda gli dèi! Per forza! Combattere, Magi? Ovviamente! Usciamo dal tempio! Via sul cavallo! No, dai! Ma per forza a piedi! No, allora! Ah, ce la fa! Oh, cambiamo un po', incredibile! Tutta la magia, nuovo rotolo! Scendi! Scendi! Non ti buggare, maledetto! Oppure devo andare per forza di là. Sì. Ove passi no dai, dalla porta ci passi se abbassi la testa di merda, ma dai. Salve. Ah no? Voilà, risolto. Sei bravo a combattere. Faccio del mio meglio. La prima volta mi hanno colto di sorpresa. Il veggente ti manda questo amuleto. Ecco, poi immagino tu sappia che ci sono alcuni nomi dei Pokémon, come ad esempio Articuno, Zapdos e Moltres. Immagino tu lo sappia, no? Hai già rischiato la vita per salvarmi. E se rimango vivo, la mia famiglia può. Uno, dos, tres. Cioè, è chiaro, no? È il mio cavallo. Vabbè, ho capito, ma Articuno, Zapdos e Moltres li conosco pure io. Quindi l'hai notato o no questa cosa? Erano proprio i tre uccelli leggendari dove nel film di Lugia, quindi non puoi sbagliarti. Ma qualcosina mi ricordo. Quindi lo sapevate o no? Che era uno dello stress. Nessuno ha mai notato? Sì, infatti, si capiva. Ancora, aia. Bene. E poi cos'altro conosco dei Pokémon?
Ma Belsput... No, me lo confondo con Odish, non mi ricordo chi è Belsput. Mi ricordo invece di pochissimi episodi, mi ricordo quando proprio l'anime andava fuori di testa, che praticamente c'era il Team Rocket che inquinava il mare, a una certa i tentacoli sono impazziti, uno si è evoluto e usava Meo come tramite per parlare, e c'era tipo la rivolta della natura che diceva: voi ci avete distrutto per anni e anni il mare, adesso vi facciamo il culo. E tutti disperati che non sapevano cosa fare, a una certa Misty molto semplicemente poteva, meno male che c'è lei, si arrampica su un palazzo e dice tutta piangendo: ma hai visto che casino che hai fatto? Abbiamo capito la lezione, potresti anche smetterla. E se ne vanno. Ma come? Ma... io non lo so, ma gli sceneggiatori di Pokémon bevono, fumano, perché come cazzo fanno a scrivere delle trame del genere? No, era proprio della prima serie, proprio sto parlando. Primissima serie con Ash, Misty e Brock, proprio. Ma sì, su Italia 1 sicuramente. Cioè, ma vi rendete conto di che livelli stiamo parlando? Ma com'è possibile? È permesso? No. No, è veramente... E invece hanno scritto una puntata del genere con sta sceneggiatura, io non so come sia possibile. Ah, di qua. I tunnel di cui parlava il veggente sono sulla strada giusta. Eh beh. Poi me ne ricordo anche un altro dove sempre Ash, Misty e Brock praticamente andavano in un posto dove c'erano i Pokémon per la versione gigante. E quindi dovevano triggerarsi perché vedevano Pikachu grosso. Cioè il problema era soprattutto del Pikachu enorme. E poi si scopre che erano tipo dei Gundam, una roba del genere, insomma, dei gigantoni che però erano macchine. Vabbè. Poi mi ricordo anche, vabbè, della puntata della fanciulla sulla scogliera. Dove si introduceva Gasly per la prima volta. E Gasly è OP perché praticamente tu gli lanciavi Charmander, lui spawnava un estintore e vinceva. Tu lanciavi Meo, lui spawnava il gomitolo e vinceva. Cioè ogni volta aveva la contromossa e non potevi batterlo. Era fighissimo. Non vi ricordate? Altri due che ho visto sono Scelgo Te e ognuno di noi. Ho capito, ma così non me lo ricordo. Peccato, fanno troppo scassare. Poi ce ne avevo visto anche una puntata che mi ricordo su Hitmonchan e Hitmonlee. Che poi si scopre che erano riguardanti praticamente Jackie Chan e Bruce Lee. Sarà meglio non distrarsi ora. A caso in Looney Tunes. Ma che problema hai, eh? Ma che situazione è questa, scusa, Sì, effettivamente se li attacco faccio anche prima, perché qua ci mettono 3 ore a girarsi. Dai, su, muoviti, muoviti, trovai che vi aspetto. E non sono ancora sicuri, tra l'altro. Ma solo perché ti racconto qualcosa che ti interessa. Devi morire! Devi morire! E sono qua, non è che se ti avveleni cambia, sono sempre qua. Che schifo. Ma perché i Pokémon ti fanno schifo? Almeno l'anime, voglio dire. Ma perché buttare via la vita? Mi fa piacere che mi caga l'attacco che sto facendo io.
Posso attaccare? Stavo dicendo. No, non posso attaccare. Oh, è rotto il cazzo. È una certa, uno. Niente, questo c'ha lo scudo più alzato del mondo e non gliela fa. Oh, vedi? Hai detto che ti piace Dragon Ball, comunque. C'erano proprio delle sceneggiature e il cartone di Pokémon che non ci credo. Ma poi mi ricordo anche la famosissima puntata di quando Ash incontra Ponyta e dovevano fare una gara di corsa e c'era Brock che si è messo Onix per una gara di corsa, vabbè. E poi c'era uno che aveva Voltbo, quello lì con la parte rossa, con gli occhi. E praticamente, se non erro, ora la parte bianca, non mi ricordo. E praticamente faceva anche molto ridere, perché appunto ovviamente nelle discese, essendo un pallone, rotola che è un piacere. Ma poi il Team Rocket, visto che non partecipava, non mi ricordo bene il motivo, a una certa fa implodere, ha messo tipo una mina, una bomba, qualcosa che ha fatto esplodere il terreno quando è passato Voltbo. E quindi lui, dato che fa autodistruzione, ha fatto esplodere tutti i Pokémon che sono arrivati dopo. Giusto? Tranne ovviamente Ash, perché Ash è il protagonista. Ma perché Speedy Gonzales? Perché? A caso. Io è quella che mi ricordo di più. E poi praticamente, come al solito, Ponyta sembrava... E niente, è Google Path. E Ponyta sembrava dovesse perdere brutalmente la gara, però una certa, non si sa come mai, dopo che mille volte Ponyta bruciava Ash, perché ovviamente non si faceva cavalcare, a una certa mancava tipo due chilometri tipo al traguardo, e questo Ponyta in piena corsa si evolve, ma sì... Ma certo, cioè i Pokémon da che mondo è mondo devono stare fermi per evolversi, ma lì no, vabbè. E quindi tutti i teleconisti erano esaltati perché dicevano: guardate, Ponyta si è evoluto nel Pokémon più veloce del mondo, e allora vince per forza, è rapida, ormai, che vogliamo fare? Ma lì ci sono degli omini e non posso andarci, tra l'altro. Beh, è una stanza vuota questa. Quindi ho rischiato la vita per nulla. No, c'erano veramente degli episodi che... Ma io boh, non capisco. E dire che da bambino mi piacevano, ma come cazzo? Cioè, mi sembrano anche normali, non so come sia possibile. E due. È già morto. Proteggetelo voi ora. Che questo amuleto possa aiutarlo. Mamma mia. Sì, infatti. Tutti gli amuleti. Però sembra che li scelgano tutti accuratamente, che con le trame più folli, perché non è possibile. Se vado giù, vediamo qualcosa. Sto rischiando, non so dove andremo a finire. Ah, ok, non è proprio una trappola, perché almeno mi fa respirare. Ma sono andato avanti, sì. No, veramente, solo per sta roba sono qua. Ma non è vero. Ma io pensavo di uscirmene. Poi se avevo visto qualcosa, mi ricordo vagamente l'episodio dei Clefairy, che c'era la pietra lunare, tutti fissatissimi, e da lì poi mi sono allenato a fare il verso dei Clefairy, perché ho scoperto che mi veniva bene, come tante altre cose, no? Adesso Watti ci delizierà col Clefairy proprio. Non so se mi viene tanto. Una roba del genere, no? Facevano i Clefairy.
Come vi sembra, i Clefairy? Ci sta, è giusto? Eh sì. No, non lo conoscete il Pokémon. Ah, ok. Perché io mi chiudo in queste cose che poi non esco più? Clefairy, ho detto l'altra ore. Una roba del genere. Uguale proprio. Dove cazzo si esce da questo posto di merda? Uguale proprio. E poi chiaramente, vabbè, lì se non ero, non so se era proprio la prima, forse era la seconda puntata o la terza addirittura, quando c'era Ash che affronta per la prima volta Brock, mi ricordo, e subito ti fa capire l'anime quanto è fedele al gioco, perché Ash vince barando spudoratamente, cioè andando contro tutto ciò che è Pokémon, perché praticamente succede che nel combattimento lì nella palestra di Brock, a una certa casca dell'acqua, fa proprio attiva l'allarme antincendio, quindi casca la doccia e Ash va solo Pikachu. Pikachu viene strangolato da Onix, giustamente, però Pikachu, essendo che viene stretto, fa un tuono shock. E quindi, nonostante Onix, come tutti i Pokémon roccia, siano immuni all'elettricità, nell'anime piglia la scossa e va KO. Ma solo perché c'era l'acqua e quindi l'hanno giustificato, ma... Mamma mia, l'avete deciso voi che la roccia è immune all'elettricità? Perché fate queste cose? E non va giù. No, quello mi mancava. Però è stato pazzesco per me vedere che addirittura l'anime non gliene frega proprio niente del gioco, addirittura si contraddice da solo, cioè è pazzesca sta cosa, cioè almeno fare una storia che rispetti la loro, no, neanche quella, vabbè. Minchia Bayek, ma usciamo da sta caverna di merda, che dici? No, io mi ricordo che c'era un altro Pokémon che... Cioè, perché... Toxicroak? Non me lo... Ah, beh, sì, dipende in che serie è. No, però... ecco, agli inizi ci pensava direttamente Misty a picchiarlo. Forse devo andare di qua, forse... Eccolo. Non se ne esce più. Ci siamo o non ci siamo? Porca miseria. Forse vedo la luce in fondo al tunnel. Capisco. No, però la prima serie è un quel non so che. Sì, poi ho visto anch'io qualcosina, tipo quando c'erano... non mi ricordo mai, quella vestita di rosso e il suo fratello vestito di verde con gli occhiali. Non so se si chiama Vera, perché... Ho detto, ma non puoi chiamare... Una persona non si può chiamare Vera, dai. Ce l'ho sempre rifiutato da bambino sti nomi di merda. Cosa vuol dire Vera? Non è che una la chiami falsa, che cazzo vuol dire? Boh. Porta memorino all'ala, e gemelli al centro per luci, però che vola. Sì, chissà. Fa una capriola, occhio e finestre. La compagnia dei celestini è la più tosta che ci sia. Ah, ecco. È proprio quel nome di me. E poi mi sono fermato lì perché appunto mi ricordo di l'ombra e l'udicolo, quei Pokémon lì sono gli ultimi che mi ricordo. Mi sembra di sì, sì, che è la bandana rossa. Sì, è quella lì.
Hai consegnato gli amuleti? È un connuto. Sì, ma per uno di loro ormai era troppo tardi. Azza. L'avventuriero era già morto, morso da una serpe. E ti dice, ah, vabbè. Notizia. Comunque, il tuo debito è saldato. C'è un'isola segreta che giace tra le braccia del Nilo. Ma se il Nilo è un fiume, quali sono le sue braccia? Estrapperò il velo oscuro che avvolge di mistero i tuoi incubi. Ah, vuole pure la crociera. Ma guarda te. Dimmi cosa hai visto. L'ho visto. E la gente è sempre in mezzo, però. Ho visto ciò che è rimasto nei miei occhi ogni notte per un anno. Comincia con una tempesta. Mi alzo in piedi e cammino attraverso delle rovine. E per un periodo mi ricordo anche che Ash aveva Corphish come Pokémon. Lo buttava sempre, forse più di Pikachu. Ma voi vi ricordate quando Ash ha mollato Charizard? Perché non si sa. Cioè, non mi ricordo se c'è un buon motivo. Però era odiato da tutti per quello, che buttava Charizard così. Così, non c'è un perché. A quel punto che compare il dio serpente. Ho capito, ma siamo un po' nel caso con i coccodrilli. Non so se vi ricordate. E aveva Corphish. Che compare il dio serpente. A Poppy. Ma sto già parlando col veggente. Liberatore, sarai infine libero dall'oscurità che maledice il tuo sonno. Un rituale può scacciarla per sempre dalla tua mente. Sì, fallo allora. Immergiti nelle acque a sud di qui. Riporta a noi la statua di Khnum dal tempio di Ramsete sommerso. Con il volto del divino vasaio al nostro fianco, il rituale potrà compiersi. Dai, Bayek. Sai. Oh, dov'è sta statua? Portami la statua che giace sotto le acque. Cazzo, ci sta. Quindi non vi ricordate di quel periodo. Sì, perché poi dopo la prima serie ho visto qualche puntata qua e là, ma mi ricordo veramente poco, anche perché non volevo veramente guardarla, perché chiaramente sapevo che avevo saltato troppo tutte cose. Sicuramente ho visto qualcosa anche di Advance Battle. Mi ricordo la sigla proprio in TV, quindi l'ho vista. Ma poi immagino che vi ricordiate Ultimate Muscle. Quel Dragon Ball che non ci ha creduto. Sono così simili che sono pure riusciti a fare le sigle mixate. Cioè che c'è la sigla di Dragon Ball con le ispezioni di Ultimate Muscle sempre. E ci sta, erano identici. Perché hanno anche beccato la scena che magari... c'è, che ne so, l'allenatore di Kid che urla e si ingrandisce la faccia, e ci hanno messo Vegeta che si ingrandisce la faccia, che se la prende con Goku perché ha venduto Rekkaio Bulma. Cioè, incredibile. Oh, eccoci qua. Devo riportarla al veggente. Quindi Ultimate Muscle vi piace? No, sono scappati. Vale. Non ce la fa. Ecco la statua. Khnum, scultore dei figli, combatterà a Poppy al tuo posto. Il rituale richiede la forza della tua mente. Siediti al mio fianco e medita mentre parlo con gli dèi. Cresci, oh luce! Oh, avanza, siamo qua già vicino. Oh luce!
Dai, dov'è sta roba? Oh. Sorgi, oh luce, e sali! Oh luce! Tu che ne sei privo, avvicinati! Oh, dovrei fare qualcosa? Abbandona per sempre i suoi occhi! Ah, giusto! Ci mette 3 anni a fare il rituale questo qua. Hai finito! Volgi a noi lo sguardo! Libero da ogni acqua! Ancora! Vieni a noi da... se n'è andato, sono andato troppo veloce. Eccoci. E adesso? Ma era sparito anche prima. È aumentato un attimo e via. Olè, 28. Quanto c'ho? Un punto, non posso fare nulla. Ah, non l'ho preso. Ah. No, era missioni di qua. Però devo togliermi sta roba. Dai, dove cavolo è? Minchia. Fin laggiù. Ma dove cazzo? Perché non l'ho fatta? Poi qua ci sono anche i connuti. Che gentili, proprio là mi portano. Ci sono i connuti, vabbè. Niente, non ci arrivava. No, ma non dovete fargli abba, porca puttana. Non mi sembra il caso di spawnarli, Ma poi totalmente a caso, giusto perché faceva la guardia del mio. Idioti! E là venuti i nostri. Oro Carlos. In Apocalisse, volemo qui. Lax! Si è là mi chiudi il mestre! Deve essere qui che si trovavate Fibi. Sempre Detective Bayek la riscossa. Scommè, immaginavo che era in acqua. Ha perso sangue nell'acqua. Ah, dovuto arrivare qua per vederlo, perché sennò. Delle vesti strappate. Devo proprio andare sulla nave, dici? Ah, no. Lasciatemi indagare. E
sangue continua attorno al faro. E se... Al faro? La scia di sangue arriva alla porta. Meglio tenersi pronti. Prontissimi. Ma è chiusa. Ho capito, ma in qualche modo devo entrare. Qui dall'alto non si può. E allora che ti devo dire? Qua si entra, eh sì. De Phoebe, tua madre mi manda a prenderti. Beh, che ci va? Meglio per te. Altrimenti ti avrei schiacciato. Con la mia mente. Che rida. Va bene. Dammi una mano. Ho fatto tutto da solo. Tutto. Ho perso un sacco di sangue. Meglio che ti riporti da tua madre, allora. Sarà furiosa. Va bene, fai strada. Riesco a camminare da solo. Bene. Ha mandato un guerriero a proteggermi. A un filosofo serve protezione. Ehi, non sono la tua guardia. Sto aiutando tua madre. Ah, fa, è la tua guardia. Sì. L'occhio di Horus. È il mio simbolo. Combatterai. Mejai. Ah, l'antico regno. Non eravate stati uccisi dai Tolemaici? Evidentemente. Potrò narrare a tutti le tue gesta. L'ultimo Mejai sarebbe un grande titolo. Beh, che genere di storia racconteresti, De Phoebe? Tutto mentre covano. Una fiaba da far invidia a Esopo. Prendetelo! Ma veramente. Li hai derubati? No, ma levati, deficiente! Penso io. C'è l'unico colpo gliel'ho dato io. E ho capito, ma se sta in mezzo... Oh, t'ho preso. Ma non è vero che ho fatto più io danno a lui. Dovrei averli sistemati. Tutto a posto, rifullato. Te Phoebe, hai trovato altro durante le tue avventure? Magari una cassa di dracme. Mi ferisci, Mejai. Io sono in cerca di conoscenza. E di una dracma o due, ma senza rubare. Sembra che non ne arrivino altri, Te Phoebe. Torna da tua madre e ai tuoi studi. Vieni a trovarmi quando vuoi ad Alessandria, Mejai. Diventerò un grande filosofo, vedrai. Eh sì, eh. Non vedo l'ora, Te Phoebe. Così. Ora. Torniamo quindi alle nostre classiche missioni. Che sta a tantissimi chilometri, vero? Minchia. Ritorniamo indietro. Almeno così abbiamo chiuso quella città. Sì, però l'ho fatta apposta, eh. Guarda quanti connoti che hanno messo, ma dai. Bravo. Si schianta. Aia. Dietro. No, no. Un venditore d'oro. No. Fatti cazzo. No. Si è visto Kaul. No. Che voglio fare quella missione? Guarda te che è partita solo perché sono vicino. Oh, my God.
Ma di nuovo che devi indagare. Deve esserci una bottega secondo l'ancella. Strano posto. Già. Amico, benvenuto nella mia bottega. E a quanto pare sì. Che sorpresa. Non vedo i tuoi simili da un pezzo, Mejai. Non è che è una specie animale. Come chi apre una bottega in una tomba. I miei clienti apprezzano la riservatezza. Non sembrano apprezzare la varietà. I miei clienti sanno che posso procurar loro di tutto. Spero tu possa fare lo stesso per me. Posso dare un'occhiata? Ma certamente. Fai pure con calma. E allora? Scusami, devo occuparmi di alcuni affari, tornerò molto presto. E nella seconda stanza giacciono i beni terreni di Orapollo e Shesh, per proteggerli e garantir loro ciò di cui hanno bisogno. Manca la fine del messaggio. Cosa ci sarà stato scritto? Mistero. Qui non c'è niente di valore. No? Perché la mercante dovrebbe vendere questa robaccia? Sta nascondendo qualcosa. Un inventario. Meglio continuare a cercare. Ok. Così. Ah! C'è un nascondiglio, allora. La mercante non voleva che vedessi questa parte della bottega. Eh sì. Oh, finalmente un'arma. Devono essere merci rubate. Un talismano della fertilità. Taimotep ne sarà felice. Sì. Quindi l'ho trovato. Eh sì. Ho tutti gli oggetti. Al volo. Posso andare da Taimotep sulla via per le piramidi. Sta dentro abbastanza, Major. Stai spaventando i nostri clienti. Ma veramente ci provano? Ma è lontanissimo. Al galoppo, cowboy. Passiamo di qua, ma sì. Whoa.
Wow. Eccomi qua. Ho trovato quel che chiedevi. Sempre questa qua, sì. Il veggente ha visto giusto a proposito del Magi. Il mio rituale deve essere compiuto all'ombra di luna, alla base della piramide di Djoser. Un po' di pretese, insomma. Dovrei proteggerci finché non sarà finito. E di certo i pericoli non mancheranno. Certo. Allora raggiungiamo la piramide. Lì attenderemo che la notte ci avvolga. Ok. È una zona pericolosa. Perché non portare altre guardie? Il mio rituale deve rimanere segreto. Per questo non usiamo la strada principale? Sì, è meno sicura, ma più nascosta. La mancanza di un figlio non concede a mio marito il rispetto che merita. Se la gente sapesse dei figli che ho perso, metterebbe sicuramente in dubbio i suoi rapporti con gli dèi. Ci sono già voci simili in giro. Le mie mancanze sono una vergogna per lui e per me. Mia signora, non è colpa tua. Shh, Mara. So che sono buone parole, ma le pergamene non mentono. L'oroscopo, l'oroscopo. È responsabile del sesso del figlio. Io non ci credo, signora. Mara, abbiamo già approntato questo. Oh, ho visto qualcosa. Facciamo silenzio. Non vogliamo certo che qualcuno ci senta ora. Buona idea. Eccoci, ci hanno sentito. E invece, capitano. Capitano. Ti stacco la testa. Ah sì? Mi è staccata. Ma siete tutti scarsissimi, che bello. Ah no, siete voi, scusate. Non mi sembra che mi potete ammazzare comunque. Fino lassù, Silenzio, tutto piace così. Ah, siamo arrivati. Ci siamo. La mia spada proteggerà il tuo rituale e chi vorrà minacciarlo. Che Ptah ti benedica. Ptah, addirittura. E con una lentezza inenarrabile. Vai fino a qua, ci mette 3 anni questa qua. È lungo il viaggio, guarda che roba. Pian pianino, pian pianino. Tutte e due devono arrivare giustamente. Oh. Ogni mattina, fin da piccolo, mio padre ed io ripetevamo la preghiera del Magi, promessa di aiuto ai deboli. Io sono un Magi. Sono una piuma nell'ala dell'aquila. Un pugnale che vive, caduto dal cielo a debellare il caos. Sono la verità celata. Un fodero vuoto. Un figlio del Nilo. E un difensore del popolo. Non posso morire. Perché io già cammino fra i morti. Vienimi incontro. Coco. E io ti guiderò a casa. Mio figlio avrebbe dovuto impararla da me. E allora assaliamo sto punto. Colpi di tutti. Vediamo se ci arriva. Ah sì, che si arrampica questo. Che come Ezio.
The King of the Sand. Vado, dobbiamo tutto esplorare. Anche si schianta questo. Che paura. Ah. Ci spacchiamo nella tana del cobra. Tum tum. È permesso. Dovevo spuntarmi il cobra, giusto? Pondo. Come dire? Dovrebbe esserci un cobra, teoricamente. Cioè. Quando ci sono pareti da spaccare. E un, due, tre. Cosa dovrei capire da questa stanza? Non si sa. Ma anche il buio non è che mi cambia, eh. Oh. Non è più in qua, forse. Dov'è? Devo veramente andare in meditazione, perché se non spawna mi sembra strano. Vabbè. Purtroppo devo rendermi così, mi sa, per oggi. Ne facciamo ancora una. Secondaria, principale, secondaria. Vediamo un po'. Che a 1000 metri. Di nuovo investigare, ovviamente. Quello non manca mai. Dov'è? No, devi... Così. Sì, continuo un po', perché veramente c'è troppa roba, non se ne può più. Bello, però... L'albero della nave incendiata. Una bella colorata. Strano. Di solito le fanno in bianco e nero. Tengono i bambini in gabbia. Incazzatissimo. Ma c'è l'oggetto lì, come è uscito dalla zona di indagine? Vabbè. Dica. Non avvicinarti o ti spacco la faccia. Uè, uè. Calmati. Già hai un asciugamano terribile addosso. Ne vedo tante di ragazzine. Spesso non valgono un secondo sguardo. Credo direbbero lo stesso di te. Wow. Se stai cercando informazioni, ora ti costeranno il triplo. Preferirei gettare il mio borsello nel fiume. E allora non è servito a niente questa indagine. Deve esserci un altro modo per farlo parlare. Uccidalo. Ferma!
detto! Parlerò! Ah, eccolo. Per il grande Osiride, sei un essere ignobile! Cos'è successo alla ragazzina? L'ho tenuta d'occhio. La seconda volta mi stava rubando una grossa giara di olio. È scomparsa come un'ombra alla luce del giorno. Al mio ritorno, dei furfanti mi stavano distruggendo tutto! Che possiate tutti affogare in fondo al Nilo. Affanculo tutti. Tutto sto casino e manco basta. Tengono i bambini in gamba. Ah, già fatto. No. No, salgo su. Infatti. Ma dai, fatta di cartone, non la rompi. Non ci crede nessuno. Salve. Un incendio simile sarà stato l'invito. Meno male che l'ha abbassato subito. Dicono che la nave ha preso fuoco nel porto ieri notte. Sai com'è successo? No, io devo solo ripararla. Ancora? No. La nave era già in secca quando ha preso fuoco. Questo è olio. Forse ho capito cos'è successo. Minchia, Conan, veramente. Ma certo, è tutto chiaro. Ora so chi è l'assassino. Kawit ha rubato una giara di olio da quel mercante. Poi si è nascosta. Quando è calata la notte, ha usato l'olio per dare fuoco alla nave. Le fiamme l'hanno avvolta completamente. Brava. Mentre la nave bruciava, Kawit ha liberato i bambini tenuti prigionieri. Che bruciavano tutti assieme. Il padrone della nave... forse è responsabile dei rapimenti. Bella però sta storia. Voilà. Nascosto. Ed ecco la vela colorata. Così andiamo a fare un po' di casino. I banditi gli stanno dando la caccia.
Mica siete scarsi comunque. Sei proprio pigliola. Comunque devo parlare con la bambina. Un attimo. Dove sa sta bambina? Chi lo sa? Mandato tuo fratello. Dov'è Kawit? Hanno portato lei e tutti gli altri in una casa in città. È di una signora ricca di nome Gaia, vicino al tempio di Hathor. Salverai la mia famiglia? No. Per la grande madre lo farò. Cazzo. Salverai la mia famiglia? No. Per la grande madre lo farò. Perché non poteva dire per la Madonna, giustamente. Quei coccodrilli. Non ho voglia di coccodrilli oggi. È permesso. Dai. Tutte le volte ci spero. Ehi, chi è preso? È fuori. Eh sì. Non ho la chiave della cella. Mm? Allora valla a prendere da quegli stupidi banditi. È un genio comunque. Ho detto che la... Allora, sono solo sti qua, veramente. No, no, non posso neanche risalire. Ah, vieni qua. Non si gira. La chiave per la cella di Kawit. Forza, direi, no? Ho la chiave con me. Finalmente. Ti manda Nef? No, il giovane Ifri. Dov'è? Ma che cosa vuoi dire? Ti ho seguito e non Eccolo. Mi hai visto. Ah, papà, non sapevo. Su. Ehi. Perché non vai con loro? Devo trovare la puttana di Roma che ci ha fatto tutto questo. Se vuoi uccidere me, vieni alla casa di Nef. Tocca già a Roma. Stunnato. E ho sbloccato anche una missione. E poi me ne vado. Così, a caso. Uccidere di fronte a dei bambini. Addirittura. Che è successo qui? Eccola lì.
risposta. Ah, ok. Ci ha messo un po'. Chi era? Nef. I bambini lo chiamavano padre. Questa è casa sua. Questa è casa sua. È per forza che è casa sua. Sei ferita? No. È stata la strega romana e oggi partirà per Alessandria in nave. Vuoi aiutarmi a darla in pasto ai coccodrilli? Posso farlo io. Non ha senso peggiorare le tue condizioni. No, devo farlo io. Ecco. E questo ti spinge a non proteggere più i bambini. Cancella il suo nome, Bayek di Siwa. Devo fare in fretta, se non voglio che fugga da Menfi. Senu può trovare la nave con le vele colorate più in fretta. È un livello 30, eh. Io te lo dico, sta missione è livello 30. Già. Quindi ci toccano ancora queste due missioni, dai, così ce la togliamo. Anche se questa è una principale, però. Anche il suo perché continuare, dai. Ancora la principale. Veloce, veloce. Dobbiamo dirlo a Pasherepta. Dove vai? Dove vai? Ho preparato dei cavalli. Oh, gentilissimo. Cosa stai aspettando, amore mio? Che ti muovo. Ma sei scema. Facciamo una gara come facevamo a Siwa. Pure. No, solo se hai voglia di perdere. Oh, oh, oh. Ma a parole te la cavi. Adesso vediamo i fatti. Gli togati. Pompi via. Sei lento. In realtà non è che posso fare molto. È un pulsante solo che lo faccio andare avanti. Non è... Puoi dire sto accelerando. Non lo saprai mai. Lo sport, no. Sei più lento di Ramsete. E lui è morto da un pezzo ormai. La gag. Come ridevano gli antichi egizi. Non puoi tenere quella velocità. Vedremo. Ma veramente sta succedendo? Ma più veloce, bestia pazza! Devo fargliela vedere! Woohoo! A quanto pare ho vinto io. Pro player. Ah, ognuno ha un punto debole. Già, il tuo è vincere con eleganza. Sono andato avanti. La regina sta per parlare. Andiamo ad ascoltarla. Toglietemi dalla strada! Vai, Cleo, vai! I dei maledicono l'Egitto. Le esondazioni sono cessate, ma nel momento in cui la dea vivente salirà al trono, l'acqua risalirà ancora una volta. Ancora una volta! Menfi potrà brillare come un rubino al sole. Con me, l'Egitto trionferà! Quanta gente che si dimena. E quindi? Non ho capito sta scena. Non posso perdere. Devono sapere che la mia voce è quella della dea. E invece. Mia regina, il toro api continua a stare male? Abbiamo scoperto il motivo del suo male. È stato avvelenato.
Chi è stato? Le sacerdotesse gemelle. Già. Che siano bolliti a morte nel toro di Falaride. Mia dea, no. Sono state costrette. Il fratello è stato rapito da un sacerdote di Anubi che aveva la tosse e una sciarpa blu. E Tepi? Ma è uno dei miei più fidati consiglieri. Chi rimane all'ombra di qualcuno è colui di cui bisogna dubitare. Se anche Tepi trama contro di me. Tua moglie e tuo figlio erano in pericolo, ma ora sono in salvo. Possiamo sistemare tutto. I sacerdoti di Anubi hanno in programma dei rituali al Grande Tempio. Avranno delle maschere. La mia lama sarà altrettanto efficace. No, Aya. Vado io. Non mi interessa chi ucciderà il sacerdote, che sia fatto prima della partenza per Heracleion. Aspetta. Testa a testa. E il padre Ptanun infonda la sua forza nel tuo braccio. Però, mica male. Eh sì, tocca ammazzarlo. Qua però mi sa che ci stiamo avvicinando un po' alla loro degli assassini, qua. Quanto ci mette a sbloccare tutti? Messo? Non può sbagliare. Tan 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 tan. Sbaglio mica, mi hai puntati. Tan tan. Dove sei che ti trovo? Dove sei? Salve! Ma dove ci ti sbaglio? Hopla! Non è la lucertola! Ho colpito l'uomo sbagliato! Bravo! Me li hai puntati tu, comunque, complimenti! E la guardi, ne frega niente, io non lo so! Quindi scegliamo gente a caso, c'è un achievement se li ammazzo senza. Cioè ammazzo quello giusto. Un sacerdote di Anubi è morto! Date l'allarme! Aspetta che vi acchiappo, aspetta che vi acchiappo! L'altro ha fatto lo stesso suono quando arrivano i connuti. Non scappate! Mamma mia, non è possibile dei bersagli così. Oh, che cazzo vuoi? Che cazzo? Non lo mi aspettavo.
Troppo forte, troppo forte. Guardalo lì, guardalo lì. Guardalo lì. Lo dico, lo scudone, eh. Sempre. Posso? Dicevo, così. Adesso soffrirai. Finita questa animazione di merda? No, eh. Oh, e hai otto il cazzo. Te la posso dire che hai otto il cazzo. Mannaggia la miseria. Ma che? Dai, dai, colpiscilo! Ma basta con sta cinematica di merda! Ole! Ora! C'è chi non muore e se ne va! Oh! Dai, così, 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 così! Eccolo lì! Vieni qua che ci penso io. Oh, dicevamo, dov'è? Oh, con calma, eh. Ancora. Anch'io. Olè. Ho finito di rompere, madonna, è possibile. E ancora una volta non muoio. Dicevamo. Arrivo! Proprio. Dai, l'ultimo, dai, l'ultimo. E che palle. Troppo forte, troppo forte. Allora. Prendo. Non era lui. Tadan, tadan, tadan. Vai e controlla. Guarda. Basta così. Dai che sei morto, a posto. Non era lui. Ho fatto scorrere sangue innocente. Pagherò nel regno dei morti. Tanto ormai non gli frega più niente. Salve. Ah no? Ormai ci sono! Ehi, state indietro, Ned! Proteggiamo il Ned! Forza! Oh, ho trovato! C'è tutta la scenetta, giustamente. Ebbene sì. La lucertola. Il sacerdote che strozza Menfi. Io servo la tradizione egizia. Che però esige un prezzo assai alto. Innocenti mutilati. Bimbi strappati al ventre materno. Il gran sacerdote insozzato. Il suo nome era già infangato prima. Le masse sono le grigi degli dèi, condotte dalla frusta del pastore. Sei uno di loro, Valiok. Eh già. Sei una pecora,
Beh? La volontà mi guida, non la paura. Ah, sì. E chi ti sferza il dorso allora? Chi ti impone di sporcarti l'anima con il mio sangue? Sto cazzo. Io ho i miei dei. Tu affronta i tuoi. La tua morte. Porti con sé le maledizioni di me. Devo dirlo agli altri. Aspetta, E voilà. Nessuno mi attacca più, tranquillizzati. Pazienza che ci vuole. Che 200 metri qua sono eterni. Eccoci. Mia regina, volevano solo proteggere la vita del fratello. Fanculo. La maledizione è spezzata. Insieme a tanti altri, però, dettagli. E tempi. Cosa l'ha spinto a cotale follia? Murphy è di nuovo vostra. Nostra. Comunismo? Ora che la faccenda è sistemata, possiamo preparare la festa di Api. Che i demoni si nutrano di Etepi, della sua anima. Ok. E spetti anche i colpevoli della morte di Kemo. Lo stesso. Aia. Ah, quindi ci ha dato anche la patata bollente. Grande festa e giubilio.
Ora non fa una secondaria, se potessi sbrigarti. Come se la tira. No, lei non ha paura. Soffro nel lasciarti, ma devo andare da sola. Aia. Farò il mio dovere. E dove ti porterà il dovere? A nord. Darò fuoco al mare. Cosa? Per lui ha senso questa frase. Io sarò sempre con te. E col tuo spirito. Un giorno spero che cacceremo ancora insieme. Ma per ora godiamoci questa notte. E via. Già. E dunque, ultima missione secondaria. Ah, attenzione, qui si sbloccano abilità. Allora, istinto da cacciatore, ancora che ho migliorato. Ancora caccio, ancora predatore. Leggero, predatore, caccia, guerra. Tutti i tipi, chiaramente. Insomma, non è che mi piaccia molto il domatore di animali. Cortina fumogena dannosa. Anche perché poi lo uso poco in generale. Attacco con l'aquila. Invece qua abbiamo gli assassini. Ah, quasi questo sì. Dai, l'ultima missione. Questa qua che è rimasta da fe. Abbiamo il dilemma della panettiera, esatto. Dai, cavallo. Wow. No, che palle, come c'è l'acqua, che palle che sei. No, ma che palle. Posso passare? Mannaggia la miseria. Se la chiacchiera, tranquillo. Dai, su, ce l'abbiamo quasi fatta per oggi.
Dai, su, piglialo. Allora liberiamo. Sei tu l'assaggiatore? Eh già. Sono io. E niente proprio di meno. Ma veramente non riesci a ucciderlo? Ma minchia, sta lì. Salve! Mollalo! Che cavolo. Eccoci! La panettiera Teta mi ha chiesto di aiutarti. Eh già. La mia amata Teta. Potrò Teta Teta. Ancora una volta prima di morire. L'amore sì, ma è qua. Ah. Per caso puoi portarmi da lei? È per forza. Doc. No, ne. No, cretino, non cretino. Scusate. Puoi camminare? Non mi reggo neanche in piedi. Davvero? Traggo tutta la mia forza dalla bellissima Teta. E lei sa di questi tuoi sentimenti? Non ho ancora trovato il coraggio per confessarle il mio amore. E sono anche ricercato. Tutto fa, insomma. Lo vedo. Non hai pagato le tasse. Le tasse non c'entrano nulla. Ti racconterò tutto quanto. Teta! Mi hai riportato l'assaggiatore. Dov'è? Qua. È incredibile, Quest'uomo ha qualcosa da dirti. Beh? Teta, io così. Ti amo. Cosa? E ho saputo di un complotto per avvelenare Taimhotep, amata del gran sacerdote. Cosa? Tra l'altro. Cosa? Così. Taimhotep adora le nostre torte e il pane. Da 5 anni se li fa portare al grande tempio. Ma ieri... ho sentito una guardia dire che le torte della settimana sono state avvelenate. Sono già state consegnate. Io non lo so. Forse sono ancora al presidio. Allora abbiamo poco tempo. Via via. Non mi sento molto bene. Quanti obiettivi. Grazie mille per il follow. No, grazie FK Alessandro per seguirmi in questa avventura. Piace anche a te Assassin's Creed, eh? Ciao, ciao, come la va? Tutto bene? Per l'interesse sviluppo anche i videogiochi, tra l'altro. Adesso sono un fan di Assassin's Creed, Silent Hill, Resident Evil. Sto qua a cercare di finirlo perché è un gioco gigantesco. No, al connuto! Arriva il connuto, dove cavolo è? Eccoci. Sto qui a finire l'ultima missione secondaria perché io di solito faccio le 9:30 alle 11 di solito, ma ho fatto un'eccezione stavolta. Bravo, bravo. Però anche gli altri meritano ovviamente, Infatti mi sono fatto tutta una maratona qui su Twitch dal secondo fino a questo. Il tuo capitolo preferito è Origins? Sì, ma hai giocato anche altri precedenti, immagino, no? Perché anche quelli sono belli. Ok, posso... No, non posso passare.
Sta buono, ok. Qua sono tutti deficienti, come saprai. Si fanno subito prendere. Una giara di torte. Sono ancora in tempo. Ora assicuriamoci che ne... Ah, ok, il 2. Sì. Ma secondo me Brotherhood sarebbe il 2 alla massima potenza. Cioè, è strano preferire il 2. Spero che ti piaccia anche il resto che porto. Anche perché suppongo di sì, dato che mi ho messo il follow, però sto per sapere. Un'altra giara di torte. Meglio distruggere anche questa. Per meglio controllare se ce ne sono altre. Ne faccio anche l'articolo su friends.com, sempre riguardanti i videogiochi. Nell'ambito indie, che è un po' il mio campo. Se ti interessa. Oh, eccoci qua. Questa era l'ultima torta. Taimotep è salva. Se salva. Ok, adesso cerchiamo di uscire senza fare casino. Non è l'uscita? Mannaggia la miseria. Tra un po' stacco per forza, perché sono dalle 9:30 alle 11 di solito, quindi sappilo, perché di solito non... Io così tanto. Ok, in qualche modo sono uscito. Però, che dire. Ringrazio tutti quanti per essere passati. E noi ci vediamo lunedì con Destiny 2. Poi mercoledì con Bioshock. Martedì sono su 4Games con un nuovo indie. E giovedì e venerdì sono sempre con Assassin's Creed Origins, perché è lunghissimo. Ma ci vediamo ancora questo sabato, tra l'altro, che stiamo finendo God of War. E tutti diranno: è Ragnarok? No, partiamo dal primo su PS2, che non l'ho mai giocato. Quindi, grazie mille a tutti per essere passati e ciao ciao. Ti dico, vai.